bella partita, soprattutto nel secondo tempo, belle manovre, poche occasioni da gol, ma gli ospiti le sbagliano, mentre il Fossombrone trova i gol e vince. Fossombrone, 4 difensori, 3 a centrocampo, Derminale centravanti, a destra Fraternali, a sinistra Pagliari e Conti in regia. 4-4-2 ospite con Fontana e Caon in avanti, Iacullo attaccante aggiunto sulla fascia sinistra, ma che si muove molto anche in orizzontale per cercare di non dare punti di riferimento ai difensori del Fossombrone. Squadre aperte, bel gioco, ma solo fino alla tre quarti. Per avere un'emozione piccola piccola nel primo tempo bisogna aspettare il 21esimo. Tiro da lontano di Fraternali, nessun problema per Caravano. Alla mezz'ora ci provano ancora i padroni di casa, palla filtrante in area per Bio, niente da fare, fuori. Mister Bifini sposta Salatino sulla sinistra, il numero 7 Iacullo al centro a ridosso delle punte, ma le emozioni non arrivano. Al 38esimo calcio di punizione dalla lunga distanza di Ruggeri, angolato ma non forte, respinge il giovane portiere del Fossombrone. Ripresa subito Fossombrone al quarto, palla bassa e precisa, ma il tiro finale di Fraternali è innocuo. All'undicesimo mister Bifini fa entrare Ferrara al posto del numero 9 Fontana, un attaccante per un altro attaccante. Il Fossombrone cerca il gol con più insistenza. E al 18esimo cambio nel Fossombrone, fuori Bio, dentro Bianchi, applausi per il numero 10 dei bianco-blu di casa. Al 20esimo grande occasione per gli ospiti, cross dal fondo per il numero 7 Iacullo, che da posizione estremamente favorevole fa partire un tiro angolato, ma di potenza neanche a parlarne. E qui arriva la regola del gol sbagliato, gol subito. Al 25esimo infatti azione velocissima e precisa del Fossombrone, palla a Pagliari che dalla corta distanza insacca alla sinistra di Caravano. Reazione ospite 4 minuti dopo, cross dal fondo, Iacullo però manda il pallone tra le nuvole. Si cambia ancora, Basto Girardi alla ricerca del pari, lascia scoperto i fianchi al 5° minuto di recupero, Casolla in contropiede batte imparabilmente Caravano. 3 punti meritati per il Fossombrone, ma al Basto Girardi l'amarezza di 2 errori in attacco. Il calcio funziona anche così. Un Basto Girardi che non ha subito nessun gol, ci è andato vicino, poi però il Fossombrone ha colpito 2 volte in maniera micidiale. Sì, la partita è stata molto equilibrata, molto tattica nel primo tempo con Basto Girardi, che è una squadra che gioca molto bene, di conseguenza siamo stati bravi, attenti a lavorare di reparto e di non concedergli praticamente niente. Poi nel secondo tempo c'è stata anche la loro occasione, che poteva un po' far indirizzare la partita dalla loro parte, però poi siamo stati bravi ad andare in vantaggio. Credo che a quel punto, ecco, abbiamo difeso con ordine, mettendo veramente il cuore, perché ci tenevamo a questa prima vittoria per noi storica, di conseguenza in questa categoria. E siamo stati bravi poi alla fine anche a chiuderla, però sono molto contento, perché come sempre noi dobbiamo giocare così, uscire dal campo dove veramente diamo l'anima, altrimenti facciamo fatica, perché ci stiamo rendendo conto che veramente la categoria è molto difficile. Prima che hanno portato il Fossombrone in Serie D ha segnato oggi, no? Sì, Lorenzo è il nostro capitano, un ragazzo che non aveva mai fatto questa categoria, più di tutti insomma ci tiene a far bene, perché è qui da sempre praticamente. Chiaramente si deve anche lui adeguare un po' alla situazione, però ecco, in quelle giocate lì è bravo, magari sbaglia dei gol molto più facili, è andato a crearsi una situazione, è stato bravo a caparbio ed ha fatto una bellissima giocata. È stata una partita tattica, non è che ci siamo annullati, quasi, nel senso che abbiamo provato noi delle soluzioni su palle native, sapevamo che loro sulle palle native erano molto organizzati. Niente, che da dire, quando c'è in questa categoria la D di dilettanti, c'è da buttare la palla dentro prima appunto di prendere il gol. Abbiamo avuto un'occasione, un rigore in movimento con la nostra mezzala e purtroppo non siamo andati convinti
su questo tipo di giocata, e poi capita che su una nostra azione in fase di possesso c'è stato un disimpegno sbagliato e quindi ci hanno punito. Cosa ha detto ai ragazzi negli spogliatoi? Ma ecco, le cose dello spogliatoio sono sacre. Abbiamo perso, la responsabilità dell'allenatore, normale, come ho detto ai ragazzi, voglio di più innanzitutto da me stesso, dal mio staff, e voglio di più anche da tanti ragazzi, tutto qua.